Benvenuti tutti quanti. Ci siamo chiesti, prima di accettare questa assemblea proposta dal Dipartimento di Religione del Liceo Gioia, se avesse senso farlo. Se avesse senso proporre ad un gruppo di diciottenni una conferenza sul dialogo interreligioso, o meglio, un'esperienza di dialogo interreligioso, che è quella a cui assisteremo e alla quale parteciperemo nelle prossime ore. Come interpretare nella nostra vita un'esperienza di questo tipo, che subito ci rende diffidenti perché contiene la così lontana parola religione? Abbiamo deciso di imbarcarci in questa situazione per un motivo semplice. In un periodo così complesso, così confuso, in cui l'odio è il sentimento predominante nei confronti del diverso, il dialogo diventa strumento di pace e di conoscenza. Dal greco antico dia, attraverso, e logos, discorso. Attraversare, questo è il verbo che questa parola mette in atto. Ed è così, infatti, il dialogo è in grado di attraversare paesi, culture, situazioni e tradizioni diverse e mettere in contatto, permettendo a due realtà completamente diverse di confrontarsi, abbandonando così ogni pretesa di superiorità o assolutezza. E perché religioso? Nessuno in questa sala ha un intento catechistico. Nessuno vuole convincere o imporre una fede. La religione è parte integrante della cultura e delle tradizioni di un popolo e di una persona, indipendentemente dal suo credo profondo. E per questo è necessario che le religioni si mettano in dialogo in una prospettiva assolutamente laica e civile, contro la paura, l'ipocrisia, le false credenze, in un'ottica di cittadinanza attiva, non solo italiana, ma globale. Ci è sembrato giusto poter partecipare, prima di lasciare il liceo, ad un'esperienza di incontro e confronto, convinti che il messaggio di apertura che ci possa lasciare sia fondamentale in questo momento della nostra vita, che è ora più che mai un momento di incontro-scontro con il mondo. Ok, dopo questa breve introduzione, allora avremo con noi tre relatori che ci accompagneranno in questa assemblea. Uno non è ancora arrivato, ma arriverà. Il primo a sinistra è Marco Valli, il professor Marco Valli, che è un lama buddista. Poi ci sarà il professore di teologia Brunetto Salvarani, che medirà l'incontro. Poi arriverà il direttore del Centro Islamico di Bologna, che è Yassim Lafram. Questi tre relatori parleranno e faranno un discorso di circa 20 minuti, poi ci sarà un breve intervallo, vedremo degli altri video per stimolare un dibattito e poi inizieremo il dibattito vero e proprio. Quindi ci saranno delle domande che voi dovreste aver pensato con le vostre classi nei giorni prima di questa assemblea, però speriamo che ci saranno anche delle domande spontanee e basta, direi che possiamo lasciare la parola ai nostri relatori. Bene, allora, buona mattina a tutte e tutti e prima di tutto un grazie a voi che ci ospitate qui, grazie ai vostri docenti e alle vostre docenti, grazie per il coraggio, perché non è scontato che si possa tenere una mattina del genere su un tema, è vero, difficile, ma poi un tema anche che ci coinvolge tutti. In pochi minuti
io provo a buttare lì alcuni spunti, alcuni ce li ho già offerti Chiara. Chiara, e sono spunti intriganti soprattutto perché vengono da voi, parlano di paura, di occasione, di confronto con le religioni. Io parto da un'esperienza personale, dal fatto che io sono un teologo laico, però non sono un prete, e devo usare però, perché normalmente in Italia chi si occupa di teologia professionalmente è un prete, cioè fa una carriera ecclesiastica. Io invece ho famiglia e non ho scelto questa carriera. Quando ho cominciato a studiare teologia nel secolo scorso, nel millennio scorso anche, ricordo che dopo il liceo classico che avevo fatto a Correggio, quando dissi a un mio amico ho deciso di studiare teologia, mi guardò un po' stranito e mi disse: ma come mai vai a fare questa cosa tu che non capisci niente di scienze? Perché lui aveva colto che volessi fare geologia, e me lo ricordo sempre, perché l'idea che uno che non volendo diventare prete studiasse teologia non era neanche nell'orizzonte di comprensione di quel periodo. Invece a me è capitato, e devo dire che per me è stata l'esperienza fondamentale della mia vita. Ne sono molto felice, ed è stata l'occasione di incontrarmi con quella trasformazione che il nostro paese ha subito in questi ultimi decenni. E se mi permettete, voglio darvi proprio a mo' di slogan il senso di alcuni cambiamenti che giustamente voi per la vostra età non conoscete, oppure vi hanno soltanto un po' raccontato, ma che sono utili per capire dove ci collochiamo, perché se l'obiettivo di questa, appunto, non conferenza ma tante cose assieme, è di capire qual è la temperatura oggi delle religioni, è di capire il loro ruolo, se davvero sono solo benzina per la violenza e addirittura per il terrorismo, così come spesso ci vengono veicolate nei nostri mass media, oppure possono essere anche un punto di partenza per la visione di un mondo altro, di un mondo diverso, per costruire germi di pace, per seminare qualcosa di positivo.